Amici, chiudiamo queste grandi formazioni, queste top 11 che abbiamo fatto in questi mesi con la top 11 della Serie A dal 2000 ad oggi. Allora, ovviamente parliamo di un numero di giocatori forti impressionante, soprattutto nei primi anni, no? Fino all'Italia campione del mondo, fino direi al 2010, sono stati tanti giocatori fortissimi che hanno giocato da noi, poi dopo un po' meno. Ho scelto più italiani possibili, devo dire la verità. Gli stranieri che abbiamo inserito sono proprio quelli che non si possono togliere perché secondo me i due che abbiamo inserito sono due tra i giocatori più forti di tutti i tempi e quindi ovviamente andavano in questa top 11 della Serie A dal 2000 e oggi, è la top 11 del nuovo millennio. Allora, in porta, chi andrebbe in porta secondo me nella top 11 tout court della storia del calcio? E cioè Gigi Buffon, è stato il portiere più forte che abbiamo avuto in Italia. Io so che ancora, magari che all'età mia ricorda con grande piacere, ovviamente Dino Zoff, che saluto, che oltre ad essere stato un grande portiere, è stato un grande allenatore e soprattutto un uomo di spessore, è adesso ancora un uomo di spessore veramente notevolissimo. Tra l'altro una persona simpatica, con una sua ironia un po' nascosta, e con grande intelligenza. Però Buffon, che ha vinto come lui un mondiale, secondo me ha segnato veramente un'epoca a livello mondiale. Non è stato il portiere che ha cambiato più il ruolo in questo millennio. Il portiere che ha cambiato più il ruolo in questo millennio, secondo me, è stato Neuer del Bayern di Monaco, perché è stato il primo portiere a giocare veramente da libero, un po' alla Jean-Glo, per chi lo ricorda, che era il primo portiere che usciva con i piedi della storia del calcio, era il portiere dell'Olanda storica degli anni 70. E Neuer è stato un po' così, però tra i pali Buffon è stato inarrivabile. Io gli ho visto fare parate assolutamente impensabili, gli ho visto fare parate paragonabili alle parate considerate più belle nella storia del calcio. Per esempio, io mi ricordo una parata simile a quella di Banks, famosa sul colpo di testa di Pelé, andate a vedere se non ve la ricordate, il portiere dell'Inghilterra, mondiali del 70. Cioè, praticamente proiettandosi all'indietro e riuscendo a togliere il pallone, una cosa difficilissima. Per un portiere gliel'ho vista fare una volta almeno sicuramente con la regina sotto la neve. Gli ho visto fare parate al mondiale che hanno salvato il risultato, semifinale e in finale. È sempre stato decisivo nei momenti decisivi. È sempre stato alla Juventus dopo il passaggio al Parma e prima del passaggio in Francia, anche nei momenti di difficoltà in Serie B, quindi sempre fedele alla maglia. Poi lo conosco benissimo anche dal punto di vista personale, è una persona sempre disponibile, sempre carina. Ma comunque come portiere secondo me non può che essere lui il portiere della Serie A dal 2000 ad oggi. E ripeto, il portiere del mondo da quando ha giocato a quando ha smesso e credo nella storia del calcio. Cannavaro, pallone d'oro da difensore, non può non essere in questa nostra top 11 dal 2000 ad oggi. Un difensore secondo me atipico, adesso sarebbe difficilissimo vedere un difensore come Cannavaro, ce ne sono pochissimi, cioè non fisicatissimo, non un ragazzo da 1,90 m, tanto per intenderci. Cannavaro aveva due cose fondamentali, aveva il senso dell'anticipo che nessuno ha avuto come lui poi, cioè veramente non ti faceva giocare, ti arrivava sempre, e poi anche un tempismo nel colpo di testa che io ho visto solamente in Kevin Keegan, che era una punta però. C'è una capacità di saltare, di rimanere in area, di andare soprattutto anche controtempo rispetto magari all'attaccante per togliergli il pallone prima. Ecco, Cannavaro è stato un difensore di un'intelligenza, secondo me, superiore rispetto a tanti altri nel suo ruolo. E soprattutto, quello che mi dice Beppe, il difensore deve essere concentrato 90 minuti su 90. Ecco, Fabio era concentrato 110 minuti su 90. E poi soprattutto mi dicono tutti quelli che hanno giocato accanto a lui, dava tranquillità ai compagni. Per esempio, no? Lui racconta che prima della finale con la Francia ha visto i giocatori francesi, anche quelli che lo conoscevano, che avevano giocato con lui o che giocavano con lui, non lo guardavano in faccia ed erano bianchi. E lui disse ai suoi compagni: abbiamo già vinto, i francesi saranno pure più forti, ma se la fanno sotto di paura. E questa convinzione secondo me ha spinto l'Italia poi anche a vincere quella finale con la Francia, che obiettivamente era più forte rispetto alla nostra squadra. La Francia è la vera nazionale, ecco, la nuova nazionale del millennio dal 98 in avanti è la Francia sicuramente per quello che ha fatto in queste stagioni. E non scordiamoci che la Francia,
ha iniziato questo ciclo inventando Claire Fontaine, cioè un centro federale dove faceva crescere i ragazzi giovani, soprattutto quelli di seconda generazione, di prima generazione immigrati. Quindi occhio a quanto hanno investito per poi riuscire negli anni a creare la nazionale multietnica e vincente che hanno creato. A fianco di Cannavaro metto Nesta, cioè secondo me il difensore più elegante che abbiamo avuto in questo millennio, uno dei più eleganti in assoluto. Magari qualcuno di voi più giovane Nesta non lo ricorda, anche perché non era un giocatore vistosissimo. Era un giocatore però che veramente controllava l'uomo senza quasi bisogno di picchiarlo. Ogni tanto anche lo picchiava, però era elegantissimo, sia con la palla tra i piedi, sia quando si muoveva, sia nella marcatura. Sfortunato Nesta, perché secondo me ha contribuito a non renderlo, diciamo, una vera e propria icona il fatto che si sia fatto male nei momenti decisivi, cioè europeo, mondiale, con la nazionale soprattutto, sfortunatissimo, ma è stato un difensore sublime da guardare, veramente un giocatore elegantissimo. Come un giocatore elegantissimo è stato Paolo Maldini, più forte difensore di tutti i tempi, italiano sicuramente, forse anche tra i primi tre del mondo. Maldini voi l'avete conosciuto soprattutto come dirigente, già era bravo, ma come giocatore, ragazzi. Come giocatore. Pensi a quando arrivò per la prima volta a Milano e fu messo in squadra, esordì, si disse che era un giocatore del Milan solo perché il papà era il grande Maldini. Quello che poi si è detto di suo figlio, che aveva il papà e il nonno, che erano due grandi giocatori del Milan. In realtà Paolo, secondo me, mi permetto di dire, era più forte del papà anche. Un giocatore tecnicamente con i piedi da centrocampista, con la forza da laterale puro, ha giocato laterale, ha giocato difensore centrale, aveva tutto, aveva forza, corsa, inserimento, tecnica, pazzesco, veramente. Io non credo di aver visto tanti difensori come Maldini nella mia vita, e ne ho visti tantissimi, e dopo Maldini non mi pare di aver visto un altro difensore con le sue caratteristiche, cioè con tutte quelle caratteristiche insieme. Maldini non può non entrare, come entra Chiellini, per motivi diametralmente opposti. Allora, se Maldini è uno dei difensori più eleganti che ho visto, caro Giorgione, tu no. Cioè, Chiellini non è uno dei difensori più eleganti che ho visto, ma uno dei difensori più puri che io abbia visto. Chiellini è proprio difensore. Cioè, Chiellini, anche con un po' di astuzia, si prendeva i calci di punizione nei momenti di difficoltà, con molta astuzia. Era uno che magari ti picchiava, poi ti sorrideva e non te la prendevi con lui. Lo ricordo in un litigio, no? Prima dei rigori con la Spagna, poi però l'abbraccio. Era uno che ti menava onestamente, diciamo, che ti diceva tranquillamente: oh, ma io qualche scarpata la devo dare, sennò come faccio? Però era anche uno che aveva il coraggio di rompersi il naso non so quante volte, perché andava sempre a faccia avanti. Era uno che quando ti mettevi lì non passavi, uno con un'applicazione militare quasi nel fare le cose. E quindi anche lui è nella nostra top 11 difensiva. Allora, centrocampo, abbiamo dovuto fare delle forzature. Il professore va di diritto Pirlo a centrocampo, anche qui parliamo di uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio. E basta, cioè, Pirlo è Pirlo. Pirlo trequartista, ha giocato così alla Regina, ha giocato così all'Inter, era un Pirlo un po' diverso, perché secondo me non aveva lo spazio fisico per esprimersi, cioè giocando a ridosso delle difese, prima di tutto era più marcato, e poi non aveva la possibilità di mettere la sua palla illuminante. Quando invece c'è stata l'intuizione, prima di Mazzone e poi di Ancelotti, di arretrarlo e di farlo giocare da centrocampista centrale, le cose sono profondamente cambiate. Innanzitutto abbiamo scoperto che Pirlo sapeva fare l'interditore, cioè sapeva anche andare in contrasto e riconquistare il pallone. Una cosa che prima gli era quasi sconosciuta, ma per la posizione in campo, non per le sue attitudini. La seconda cosa che abbiamo imparato è che vedeva il gioco con il campo aperto, cioè con più campo davanti a sé, vedeva il gioco come forse non ha mai visto nessuno. Non mi ricordo chi recentemente ha rilasciato un'intervista, aveva giocato con Pirlo, e lui era uno, Boateng, ha giocato con Pirlo e lui era uno che era abituato, Prince Boateng, a urlare in campo, no? E allora urlava: dammi la palla, qui Andrea, Andrea, quando cominciava a parlare un po' di italiano, fino a che Pirlo non interruppe un allenamento, lo chiamò e disse: Prince, vieni qua, se tu urli sono libero,
Me ne accorgo io, ma se ne accorge anche il difensore. Tu vai, che se sei libero non ti preoccupare, che io la palla te la do. E in effetti la palla di Andrea, quando uno era libero, arrivava sempre. Tra l'altro, con una precisione millimetrica, Andrea era l'uomo che riusciva a mettere più la palla tra ultimo difensore e portiere. C'è uno spazio di pochissimi metri per mettere la palla lì. Beh, lui riusciva a metterla con i giri giusti. Poi calci di punizione, ha inventato la maledetta. Ho scoperto anche che un testo di una specie di dizionario del calcio in Inghilterra ha messo la maledetta come parola ufficiale, attribuendomela dall'altro, di questo calcio di punizione che si abbassava e che ha inventato lui, prima guardando Juninho Pernambucano e poi specializzandosi in questo particolare tiro con la palla a parabola discendente. Insomma, un giocatore che aveva tutto, che ha sempre avuto tutto e che di diritto entra come regista della nostra top 11 del millennio, insieme a Zinedine Zidane. Zizou, forse il giocatore che ho più amato da quando faccio le telecronache, perché mi esaltava proprio guardarlo giocare. Io dico spesso che il grande Clerici disse di McEnroe, con quella, mi farei accarezzare con la racchetta di McEnroe per come tocca la palla, ecco. Io mi sarei fatto accarezzare dal piede di Zidane per come giocava con la suola con quel pallone. Lui giocava a calcetto a Marsiglia quando tornava con i suoi amici nordafricani, algerini in particolare, e loro furono i primi che gli insegnarono questa giocata di suola, che lui ovviamente aveva, ma proprio il calcio a 5 è forse lo sport che utilizza di più la suola, no? E lui introdusse questa cosa della suola nel calcio a 11, non si era mai vista questa cosa, fu una vera e propria innovazione. Poi Zidane è stato decisivo nelle finali che ha giocato, ha segnato di testa e non aveva mai segnato di testa in finale con il Brasile di Coppa del Mondo, anche se non era ancora in questo millennio. Ha segnato uno dei gol più belli delle finali di Champions League contro Bayer Leverkusen con la maglia del Real Madrid. Insomma, Zidane, per forza, come uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, va inserito nella nostra nazionale. Come vedete, ci sono giocatori più che altro del passato, giocatori del presente ne abbiamo messi veramente nessuno, devo dire, riguardando. Ci sarà un motivo. Terzo a centrocampo, forzato, è Totti. Io penso che Totti si sarebbe potuto addirittura ritagliare un finale di carriera da centrocampista centrale regista con il lancio lungo. Mi immagino adesso un Totti quarantenne in quella posizione che lancia per Lukaku e Dybala. Secondo me quasi potrebbe ancora giocare da fermo. A Totti, che vi devo dire di Totti? C'è qualcosa da spiegare ancora di Totti? Non lo so. Totti è Totti e quindi va nella top 11. Come Del Piero e Del Piero va nella top 11. Anche quando sono stato a Pechino Express, Del Piero è sempre stato nei miei pensieri, perché appena c'era uno che diceva che seguiva a calcio, io dicevo che Del Piero, gli regalavo la maglietta, era amico mio, facevo qualsiasi cosa. Però Del Piero, a parte che è un amico mio veramente, è un giocatore che ha dato tantissimo al nostro campionato, in particolare alla Juventus. Le collezioni di gol di Del Piero sono sensazionali e secondo me nel 2006 ha avuto anche l'occasione di scrollarsi un po' di dosso questa specie di maledizione che aveva con la nazionale italiana, segnando il gol decisivo del 2-0, quello definitivo con la Germania. Del Piero è un grande esempio, secondo me, anche per come ha vissuto il suo essere campione. È uno che si faceva sentire negli spogliatoi, si faceva sentire anche con gli allenatori, ma mai pubblicamente. È uno che ha sempre accettato il ruolo che gli veniva dato. È uno che raramente ha alzato la voce anche in campo. Secondo me è un grande esempio di sportivo. Anche per la serietà che ha sempre messo, per il fatto che abbia deciso poi in finale carriera di andare a giocare in posti più lontani per fare esperienze di vita. Insomma, Del Piero lo metto molto volentieri nel tridente offensivo, insieme a Ibrahimovic, che non può non essere inserito in questo tridente, perché Ibra ha vinto tutti i campionati per anni nelle squadre dove ha giocato in tutte le squadre italiane, ha finito la grande addirittura con il Milan e quindi di diritto va in questa lista della nostra top 11. È stato il giocatore più dominante del nostro campionato nel nuovo millennio. Questo lo dicono i numeri. Dominante, dove andava lui si vinceva, quindi assolutamente così. Capisco un po' meno tutta questa foga di averlo come dirigente, nel senso che sicuramente è un uomo intelligente, farà bene, di grande personalità, farà bene come dirigente. Però attenzione a pensare che quello che Ibrahimovic faceva nello spogliatoio del Milan possa farlo anche da dirigente. Sono due cose diverse.
Cioè, una cosa è essere utile allo spogliatoio da dentro lo spogliatoio. Cioè, sei uno dei giocatori, primus inter pares, primo tra quelli di pari livello, e allora hai un certo appeal nei confronti dei giocatori. Ma ricordatevi che quando poi qualcuno va a prendere una scrivania, esce dallo spogliatoio. Cioè, diventa un dirigente, diventa un'altra cosa. E non può avere lo stesso rapporto che aveva prima con i calciatori, perché è in una posizione diversa. Non può avere lo stesso fluido nello spogliatoio, perché non è più dentro lo spogliatoio, ma entra nello spogliatoio scendendo dalla scrivania. E queste sono cose diverse. Sarà sicuramente bravo Ibrahimovic, ma non pensate che possa essere lo stesso Ibra che era da calciatore anche infortunato. Sono due ruoli diversi e questo verrà avvertito sia da lui, sia dalla dirigenza, perché sei uno di noi, non sei più uno di loro, sia dai calciatori, perché non sei più uno di noi, sei uno di loro. Questo anche nella società che funziona meglio, anche nella società più idilliaca possibile. I ruoli cambiano e cambiano anche i rapporti, quindi di forza e di conseguenza anche tra le persone. Bisogna stare attenti a crearli i nuovi equilibri. Quindi farà bene Ibra se deciderà di diventare dirigente del Milan, ma attenzione perché non è lo stesso di prima. Il terzo attaccante che inserisco è Vieri, perché Bobo Vieri è stato l'unico attaccante italiano, secondo me, che faceva reparto veramente da solo, era in grado di tenere su una squadra, ha segnato con tutte le squadre dove ha giocato, un attaccante strepitoso, magari qualcuno di voi più giovane adesso lo conosce più come commentatore, prima di una televisione, poi della stessa televisione senza gli altri, però lui, come è in grado secondo me di fare da solo anche quel mestiere lì, era in grado soprattutto di tenere da solo un attacco. Uomo di grande intelligenza, anche un po' così intuitiva, capiva la situazione al momento, lui ha sempre avuto questa cosa in campo e quindi è sicuramente, secondo me, l'attaccante italiano, la punta centrale italiana più forte del millennio e anche di molti decenni, anche precedenti. Poi bisogna fare delle citazioni. Per le citazioni in porta ci sono stati tanti portieri straordinari. Secondo me, per esempio, uno dei portieri più forti che abbiamo avuto è stato Szczęsny. Non solo per quello che dice lui, e cioè che ha avuto Buffon e Alisson come riserve, quindi deve essere per forza fortissimo, ma anche perché è stato molto costante da quando è arrivato, prima con la Roma e poi con la Juventus. Quindi ci sono stati altri portieri importanti, penso a Dida del Milan, penso allo stesso Donnarumma quando ha giocato qui in Italia, però io credo che Szczęsny sia stato un po' superiore, quindi mi piace inserirlo in questa lista. Difensori ce ne sono stati tanti, vi potrei citare così a memoria, però se vogliamo inserire i difensori, come difensore abbiamo, non so, Javier Zanetti dell'Inter, per esempio, come difensore, un difensore fortissimo. Barzagli della Juventus è stato fortissimo. Una parte di millennio l'ha giocata Lilian Thuram, un altro difensore pazzesco che era forte in difesa quanto è forte il figlio in attacco. Ce ne sono tanti, cito questi ma ne penso anche altri. A centrocampo anche abbiamo avuto dei giocatori pazzeschi. Voglio tranquillizzare Rino Gattuso, è sicuramente tra i miei favoriti e quindi lo metto in panchina per il momento, però Rino, Pirlo, Totti, Zidane, non so se rendo l'idea. E quindi Rino va in panchina con altri centrocampisti importantissimi, De Rossi, che entra nel mondo nel 2006. Poi sicuramente nei commenti ne metterete tanti altri. Io cito questi due perché sono stati due vincitori di mondiale, due che hanno segnato comunque un'epoca, direi, formidabile. Tra gli attaccanti ne voglio citare così alcuni in ordine sparso. Osimhen negli ultimi anni è stato dominante, non è ancora, diciamo, talmente presente nella storia del nostro campionato da poterlo inserire nella top 11, però è un giocatore importante. Batistuta, ragazzi, ha segnato un'epoca, ma un'epoca clamorosa nel nostro campionato, ha giocato benissimo ed è stato decisivo. Luca Toni è stato fortissimo in diverse squadre in questo millennio, è sempre stato in squadre importanti e ha sempre fatto benissimo. Trezeguet, a cavallo del millennio, ma molto nel 2000, coppia straordinaria con Del Piero, ha stabilito qualsiasi tipo di record. Higuain, record di gol segnati in una stagione nel Napoli. Ce ne sono tantissimi. Queste sono le mie scelte, però potete mettere anche voi le vostre, naturalmente, e poi magari le discutiamo insieme. Come allenatore,
Come allenatore ci sono tre nomi, secondo me. Uno è Lippi. E direi che alla fine metto lui. Vittoria del Mondiale, 2000. È vero che è più un uomo, diciamo, fine anni 90 che 2000, però Lippi lo inserisco sicuramente nella panchina perché è campione del mondo. E poi ci sono due allenatori che secondo me hanno segnato un po' un'epoca italiani, e sono Antonio Conte, prima alla Juventus e poi all'Inter, e che se ne dica Massimiliano Allegri, che ha vinto ha fatto bene col Cagliari, poi ha vinto col Milan, ha vinto con la Juventus. Vi piaccia o non vi piaccia come gioca, come risultati ha segnato sicuramente questo millennio. E poi io mi chiedo ancora se veramente qualcuno pensa che con l'attuale squadra della Juventus qualcuno potrebbe fare un gioco spettacolare ottenendo gli stessi risultati. Io ho i miei dubbi, anche se devo dire che personalmente il gioco della Juve quest'anno ancora mi annoia. Però Allegri vuole puntare al risultato ed ha un risultato importante da ottenere, che è quello della Champions League, per i conti e per la ricostruzione della squadra. E occhio, perché se Allegri con la Juve arriva sotto a marzo, diventa pericolosissimo per la vittoria del titolo. E poi il quarto allenatore che cito è Ancelotti, che ha avuto più successo all'estero che in Italia in questo millennio, che però anche lui ha segnato un'epoca.